L'inferno di Dante, come si sa, che inizia con una selva oscura e termina a rivedere le stelle, anzi la parola stelle è quella che ricorre, come sappiamo, come ultima parola di tutte e tre le cantiche, in realtà contiene non solo fuoco, come nell'immaginario collettivo per noi, ecco, è sempre l'inferno, ma contiene molti altri elementi, pece bollente, tra cui anche il ghiaccio, quindi qui siamo in un, chiaramente, anche se il riferimento è al primo e all'ultimo canto, però sicuramente il ghiaccio è un elemento in cui sono conficcati anzi dei personaggi estremamente, dei grandi peccatori dell'inferno. Quello di Dante è un viaggio sicuramente simbolico verso una speranza di liberazione, di verità, di ascensione, di purificazione di sé, del sé, di un uomo che sì, ci ha lasciato 700 anni fa, ma che penso continui a rivivere con la sua verità, col suo dolore anche, con la sua intelligenza e con la sua assoluta, straordinaria capacità fantastiche in ognuno di noi, ecco. Di lui abbiamo sempre bisogno come dei grandi classici. Abbiamo interpretato due scene, una scena che è questa qui dove c'è Beatrice e una donna in carriera, o comunque sia a simboleggiare le donne nel loro lavoro e a imbracciare un bambino verso le stelle, e Dante lo stesso a identificare le stelle. Alle mie spalle abbiamo la selva oscura, dove Dante incontra le tre fiere, la cui il primo è il giaguaro, che rappresenta la lussuria, e si incammina poi dopo verso l'inferno. È un anno importante, un anno dantesco, importante per il nostro territorio, importante perché abbiamo Gradara, perché abbiamo Fontavellana, abbiamo Fiorenzuola di Focara, abbiamo tanti luoghi di racconto dantesco, e anche perché è un anno importante per, appunto, per l'Italia e per la promozione dell'Italia nel mondo, anche se questa appunto sarà un po' condizionata dalla pandemia. Però appunto ci piace che questi elementi e l'anno dantesco entrino a far parte anche di questa lunga corsa invece per la capitale italiana 2024, che non sarà una sfida solamente pesarese, sarà quantomeno di tutta la provincia, e nelle prossime settimane inizieremo a coinvolgere tutti i comuni della provincia, tutti i 52 comuni e anche tutti gli artisti, ma anche tutti gli operatori culturali, tutti i creativi che lavorano attorno al mondo della cultura, nei 7 cluster della gastronomia che abbiamo, della cultura che abbiamo individuato, dalla gastronomia al design, all'artigianato, al cinema, alla letteratura, alle media arts, alla musica ovviamente la stessa, e quindi sarà un viaggio non come quello dantesco, magari meno lungo, meno articolato, ma sicuramente affascinante per appunto raccontare sia quello che è il nostro patrimonio culturale, ma soprattutto, come in queste competizioni, quello che vogliamo diventare, cioè dove si vuole portare il nostro territorio provinciale dal punto di vista anche delle opportunità lavorative che la cultura e la creatività possono generare. Quindi tutti i momenti sono importanti, e anche un momento di creatività attorno alla lavorazione del ghiaccio come questa, con due giovani artisti e scultori, è un segnale che va in quella direzione.